Il 25 novembre è la data designata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che istituisce la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. È il 1999 quando viene approvata dall'ONU la risoluzione 54-134 con l'obiettivo di invitare governi, istituzioni, organizzazioni internazionali e non governative a promuovere in occasione di questa data delle attività per sensibilizzare l'opinione pubblica. Perché proprio il 25 di novembre? Perché corrisponde al 25 novembre del 1960, in cui sono uccise tre giovani donne che si oppongono alla dittatura di Rafael Trujillo e che sono impegnate nella lotta clandestina insieme ad altre persone. Sono le tre sorelle Mirabal, Minerva, Maria Teresa e Patria, che nella Repubblica Dominicana vengono prese in una imboscata dai servizi segreti militari, torturate e uccise. A seguito di questa uccisione sale l'indignazione. Nel 1961 verrà ucciso il dittatore e successivamente finisce il regime. Ed è con il movimento femminista che questa data viene riattivata quando nel 1981 a Bogotà si tiene il primo incontro femminista latinoamericano e del Caribe, dove questa data viene eletta e viene riconosciuto il suo valore simbolico, oltre che politico, come un momento fondamentale per la lotta contro la violenza sulle donne. Questa è naturalmente una genealogia parziale e provvisoria, di cui però vorrei mettere subito in luce due aspetti che a mio parere sono significativi. Prima di tutto, come questa data sia stata capace di parlare in modo straordinario al nostro presente e di diventare una data catalizzatrice di uno dei principali terreni politici della contemporaneità, che non è solo, tra virgolette, o semplicemente, tra virgolette, quello della violenza contro le donne, ma è quello della libertà delle donne e delle loro lotte, per contrastare una forma, una violenza che è al contempo la causa e anche al contempo il risultato di una storica disuguaglianza fra gli uomini e le donne che si chiama patriarcato. Il patriarcato è un sistema di potere che gerarchizza le differenze fra uomini e donne e che non può, essere ricondotto solo e esclusivamente alla sua forma giuridica, perché è una matrice di potere che permea il nostro modo di pensare, così come la nostra organizzazione sociale. Il secondo aspetto che vorrei mettere in luce è che questa data è diventata così significativa grazie ai movimenti femministi. Ai movimenti femministi non solo occidentali, ma soprattutto del sud globale, che questa data hanno fatto diventare uno spazio politico così ineludibile e che hanno saputo mettere la questione di genere al centro della riflessione, sottraendola a un processo di privatizzazione, quindi facendo emergere le relazioni di potere che stanno alla base di questi crimini. Vorrei per questo prendere a prestito le riflessioni di tre figure, di tre voci femministe che negli ultimi anni hanno contribuito a formulare concetti e strumenti per capire le origini, l'articolazione e la continua permanenza della violenza in un orizzonte che non si ferma alla semplice commemorazione simbolica, ma si nutre di un costante impegno anche intellettuale e in alcuni casi anche nasce da una sofferenza personale. La prima voce su cui mi voglio soffermare è quella di Rita Laura Segato, che parte dall'analisi della specificità del contesto latinoamericano, in particolare da Ciudad Juárez, luogo al confine nel nord del Messico, che lei stessa definisce emblematico della sofferenza delle donne, ma anche emblematico del capitalismo, della globalizzazione e del regime neoliberista. I crimini sistematici e reiterati
contro le lavoratrici. Migliaia di donne sono state torturate, uccise e scomparse. Raccontano di una violenza, dice Segato, apparentemente non intellegibile. Segato propone quindi di intendere questa violenza come un linguaggio. Ogni atto di violenza è un gesto discorsivo che porta una sorta di firma. Lo stupro, la tortura, la sopraffazione dei corpi, non sono esattamente violenze sessuali, perché la sessualità qui è solo un mezzo, ma il vero obiettivo di queste violenze è quello del potere, della dominazione, dove la donna deve essere disciplinata, la donna deve essere assoggettata, deve essere contenuta a partire dal suo corpo. Lo stupro e i femminicidi avvengono in società, tra virgolette, e Segato sottrae quindi quella componente privata che di solito contraddistingue una lettura superficiale della violenza contro le donne. All'interno di questo universo di significati, dove i corpi femminili torturati, uccisi, sono corpi per così dire esemplari, cioè sono corpi che devono mostrare i segni della dominazione. Ecco, dice Segato, all'interno di questo universo di significati esiste un sottotesto che Segato identifica attraverso una nozione che è destinata ad avere un grande valore ermeneutico. Lei identifica quello che chiama il mandato della maschilità. La maschilità è uno status condizionato dalla sua acquisizione, quindi deve essere continuamente riconfermato. In altri termini, la virilità, va sempre alimentata, va in continuazione alimentata. Come in un clan mafioso, gli uomini creano un gruppo di pari, alle volte alleati, alle volte in competizione fra di loro. E il messaggio violento è quindi rivolto prima di tutto agli altri membri del gruppo ed è un messaggio che chiede di poter appartenere, a una prova di appartenenza. Omertà, patto di silenzio, voto di virilità sono alcuni dei termini chiave che vengono usati da Segato per dare conto di questo vincolo e della protezione che garantisce la mascolinità, pur di ottenere potere e prestigio. Laddove le donne, che sono escluse dal titolo maschile, danno il tributo, che alimenta la virilità. Si tratta di un'analisi che prende le mosse dal lavoro etnografico che fa l'antropologa argentina, che ha fatto in Messico, che ha fatto in Brasile, in Argentina, e che analizza anche come il patriarcato sia una forma storica di lunghissimo periodo che lei vede però avere un inizio nello sviluppo dell'umanità e che viene testimoniata da miti fondativi, dalla Bibbia fino a miti anche delle popolazioni indigene, dove si racconta in modo transculturale, afferma Segato, l'atto di dominazione e di assoggettamento delle donne. E un'altra questione molto interessante che porta Segato è la riflessione sul patriarcato a bassa intensità, vale a dire lei identifica come la conquista coloniale da parte dell'Europa, del Centro e Sud America sia stata uno dei momenti storici in cui il patriarcato è stato accelerato nelle Americhe dal colonialismo e dal capitalismo, in qualche modo impiantandosi all'interno delle società indigene dove esisteva sì una forma patriarcale, ma è quella che lei chiama un patriarcato a bassa intensità. La seconda voce che ho scelto è la riflessione di Michela Murgia, che all'interno del suo percorso intellettuale, e in particolare in un pamphlet scritto nel 2021 dal titolo Stai zitta, ricostruisce il legame mortificante che esiste fra le ingiustizie che viviamo e le parole che sentiamo. Ci ricorda dell'influenza del linguaggio nel dare forma alla nostra vita quotidiana. E partendo da piccoli dettagli di frasi, fa emergere la retorica intrappolante che rappresenta il femminile. E lo stesso si potrebbe dire
per il linguaggio con cui si racconta la violenza maschile contro le donne, un linguaggio che non è mai neutro. Il punto di vista di chi scrive, le storie raccontate, le immagini che spesso corredano i servizi giornalistici rispondono a costruzioni retoriche e atti narrativi precisi che hanno come conseguenza quella di plasmare il nostro immaginario. Articoli, servizi televisivi, ma anche campagne di sensibilizzazione e discorsi pubblici, alle volte fatti anche nelle migliori intenzioni, spesso attingono a un repertorio comune che fa appello a un immaginario granitico, cristallizzato in copioni e figure altamente stereotipate. Attraverso un'analisi linguistica e stilistica emerge una sorta di retorica del femminicidio, che è possibile mettere in evidenza smascherando alcuni meccanismi narrativi che contribuiscono a occultare e anche a normalizzare la violenza sulle donne. Se mettiamo sotto la lente di ingrandimento casi più o meno recenti di femminicidio, ci accorgiamo per esempio che spesso la parola violenza è proprio assente dal racconto giornalistico, per essere invece sostituita da parole come amore, amore tossico, amore folle, amore non corrisposto, amore malato, che ci riportano a una cornice di amore romantico, di amore passionevole, di un amore devastatore. Sembra ricalcare un copione che richiama l'amore fra Tristano e Isotta, un amore impossibile ma indissolubile, un amore tragico e ineluttabile, in cui i due amanti sono fatalmente segnati dalla morte, dall'amore e dallo strazio. A questo processo di romanticizzazione della violenza si accompagna il cosiddetto evitamento linguistico, dove un brutale femminicidio, che molto spesso sappiamo essere l'esito di violenze perpetrate all'interno della relazione intima dal partner sulla compagna o ex compagna per mesi, a volte per anni, in quello che viene chiamato dalle esperte il ciclo della violenza. Ecco, sappiamo che il femminicidio è l'esito più tragico di questo ciclo della violenza. Molto spesso a livello giornalistico, nei titoli e nei servizi giornalistici, viene descritto come l'esito finale di una lite, di un dissidio, alle volte viene utilizzato il termine bisticcio, e la donna viene descritta semplicemente come morta. Se dunque si assiste a una romanticizzazione della violenza e al suo evitamento linguistico, vediamo anche come il trattamento dell'uomo e della donna siano diversi, anche a partire dal nome con cui li si chiama. La donna uccisa è spesso chiamata solo con il nome proprio, quasi sempre per cognome invece l'uomo. Come mai? Come mai assistiamo a questa sorta di meccanismo che ci rende più vicina e più familiare la presenza della donna, ma allo stesso tempo la infantilizza? E per quale strano meccanismo l'autore di violenza ha diritto invece a essere chiamato con il suo cognome, che sappiamo essere un elemento decisivo che contribuisce a conferire autorevolezza e riconoscimento sociale e professionale? Analizzando le immagini che corredano gli articoli di giornale e che accompagnano numerose campagne di prevenzione della violenza, spesso vediamo rappresentate solo giovani donne. Si tratta di corpi giovani, femminili, molto spesso però vittimizzati e martoriati. Le donne rappresentate hanno alle volte le vesti strappate, altre volte hanno una spallina della canottiera abbassate in modo scomposto. Sono donne che alle volte hanno perso una o entrambe le scarpe, probabilmente hanno una calza rotta, hanno i capelli scompigliati, che le coprono il volto, quasi portassero addosso il segno non solo della violenza subita, ma anche dell'onta della violenza sessuale che hanno subito. In altri casi, in altre campagne, assistiamo a una sorta invece di glamurizzazione della violenza, di estetizzazione, dove il silenzio simbolico a cui sono ricondotte le donne è inciso nella loro carne. Succede alle volte di vedere delle immagini di campagne dove
delle giovani donne, rappresentate, ritratte nel volto in particolare, hanno le bocche cucite, sono riprodotti punti di sutura sulle loro bocche, quasi a incarnare la figura mitologica di Filomela, che dopo essere stata violentata, viene tagliata la lingua da Tereo, il suo violentatore, per evitare che possa confessare ciò che ha subito. A fare da contrasto a questa immagine romanzata della fallen woman, della figura letteraria della donna caduta proprio a causa della sua sessualità, ci sono le immagini delle donne uccise che vengono ritratte durante le vacanze o in momenti apparentemente di gioia con il compagno e l'ex compagno che le ha ammazzate. Perché? Perché si sceglie di dare un'immagine così distorta e fuorviante di una relazione violenta, un'immagine che risulta estremamente pericolosa perché fa appello a un immaginario di felicità, di serenità, quando spesso sappiamo appunto che il femminicidio è l'esito di una relazione tossica in cui la violenza era già presente. Stiamo parlando quindi di copioni narrativi. E anche a una iconografia che sistematicamente allontana da una presa di consapevolezza in chi guarda l'immagine, in chi legge l'articolo. Questo ha stiamo parlando di immagini che hanno una forte pericolosità, perché in qualche modo, per la loro quantità e anche per il fatto che ci vengono somministrate in modo acritico, hanno quasi l'effetto di anestetizzarci rispetto alla violenza, rendere la violenza molto comune, molto facilmente inspiegabile e molto difficile da riconoscere. Questa narrativa del femminile non è però controbilanciata da un'altrettanto complessa rappresentazione del maschile, perché gli uomini autori di violenza sono molto spesso simbolicamente e concretamente assenti dalla narrazione e dalla rappresentazione visiva nelle immagini che corredano gli articoli. Molto spesso gli uomini sono un'ombra, minacciosi, ma pur sempre un'ombra. L'autore della violenza è sottratto linguisticamente anche nella narrazione giornalistica. È stato ripetuto più volte, ma ancora si trova in molti articoli. Viene utilizzato il termine raptus, per indicare, il momento del femminicidio. E molto spesso, viene utilizzato anche dal punto di vista grammaticale il passivo, proprio per sottrarre all'uomo, autore della violenza, la soggettività e la volontà dell'atto violento. Sembra che la violenza maschile sia irrappresentabile, sia inspiegabile, sia un atto irrazionale, molto spesso l'esito di un mostro. Succede che gli uomini autori di violenza, quando sono presenti, sono raccontati come dei mostri, alle volte paragonati a degli animali. L'unico autore che è chiaramente identificabile è l'autore uomo straniero. Qui vale la legge dell'opposto, the law o the opposite, vale a dire che la notiziabilità degli eventi, di eventi violenti perpetrati da uomini stranieri è indirettamente proporzionale alla statistica che ci racconta invece come le violenze perpetrate da uomini stranieri siano in realtà una percentuale molto limitata delle violenze che vengono denunciate. Per uscire da questo immaginario fortemente intrappolante, ci sono alcune metafore, alcune immagini, alcuni concetti che sono stati messi a punto in particolare dai centri antiviolenza attraverso il loro lavoro quotidiano. E sono stati messi appunti anche, appunto anche da quell'intelligenza collettiva che è costituita dai movimenti femministi. E
che parlano di continuum della violenza, proprio per indicare il fatto che la sopraffazione sulle donne è collettiva, non riguarda solo le relazioni sentimentali, ma si trova per esempio all'interno dei luoghi di lavoro, all'interno del linguaggio, all'interno del contesto della rappresentanza politica. Non c'è un momento della vita reale o simbolica che possa dirsi esente da gerarchie di potere e da forme di discriminazione. Un'altra immagine, metafora che può essere particolarmente utile è quella della piramide della violenza, in alcuni casi declinata anche come iceberg della violenza, proprio per sottolineare come la punta visibile sia della piramide che dell'iceberg sia il femminicidio, l'esito più tragico, più radicale, sia l'uccisione della donna in quanto donna. Ma che il femminicidio, questa punta dell'iceberg, è in qualche modo possibile perché alla base esiste una cultura intrisa di stereotipi di genere, intrisa di misoginia, intrisa di linguaggi sessisti che tendono a mortificare la donna e a relegarla all'interno di un binarismo di genere fortemente polarizzato. Le forme di violenza sono molteplici, esiste la violenza economica, la violenza psicologica, la violenza sessuale ed esiste anche la violenza assistita, ovvero la violenza a cui assistono i figli quando all'interno dello spazio domestico vedono la violenza agita su una delle due figure genitoriali, di solito naturalmente la madre. E si tratta di una violenza particolarmente difficile da identificare, da riconoscere, a cui molto spesso nel lavoro all'interno delle scuole che stiamo portando avanti con i docenti, chiediamo di prestare particolare attenzione, nel percorso, di potenziale supporto ai propri studenti e alle proprie studentesse. Vorrei concludere con la terza voce, quella di Elena Cecchettin. Le sue parole sono importanti perché hanno contribuito a fare un salto di qualità nell'opinione pubblica italiana. Il suo lutto privato è diventato uno dei più significativi momenti politici di presa di consapevolezza della violenza di genere. È riuscita, Elena Cecchettin, ad articolare benissimo il passaggio dal personale al politico. Nelle parole di Elena Cecchettin c'è il dolore per l'uccisione della sorella, c'è la rabbia, che prende corpo attraverso le parole della poesia di Cristina Torres Caceres, e nel rifiuto a rispettare un minuto di silenzio per Giulia e al fatto di chiedere, anziché rispettare un minuto di silenzio, di chiedere il supporto ai centri antiviolenza e il supporto a percorsi educativi di sensibilizzazione nelle scuole. Nelle parole di Elena Cecchettin c'è anche e soprattutto un'analisi politica molto chiara e diretta, laddove Elena Cecchettin parla di cultura dello stupro, per indicare quell'insieme di credenze che incoraggia, normalizza l'aggressione sessuale maschile contro le donne. Cultura dello stupro è un termine che nasce nel 75, compare nel 75 con un documentario di Margaret Lazarus, Rape Culture, e aiuta a svelare come la nostra cultura, le TV, le canzoni, i prodotti culturali, i film, le opere d'arte stesse, spesso raccontano di rapporti sessuali che sono molto spesso stupri mascherati. Si tratta quindi di una mentalità che minimizza la violenza e in alcuni casi la considera intrigante, qualcosa di attraente, qualcosa di appetibile, e che rappresenta un potente strumento di controllo delle donne e di legittimazione sociale e culturale attraverso cui la violenza è ancora tollerata.
Elena Cecchettin parla anche di patriarcato. L'uccisione delle donne va dunque letta entro un sistema. Questo non toglie la responsabilità agli autori, ma questa responsabilità porta dei correlati di una cultura e di una struttura che sono appunto misogine e soprattutto di potere. Elena Cecchettin ha collegato l'uccisione di sua sorella alla normalizzazione del comportamento maschile tossico, caratterizzando coloro che commettono femminicidi come figli del patriarcato e di questa cultura dello stupro. La presenza di Elena Cecchettin, come voce pubblica apre un nuovo scenario sul ruolo soprattutto delle nuove generazioni e aggiungerei anche sul ruolo che può avere l'educazione, nel fare la differenza. Da ormai più di 20 anni, partecipo, a percorsi di formazione, di educazione nelle classi superiori e anche all'interno dell'università per sensibilizzare ragazzi e ragazze adolescenti sul tema del contrasto alla violenza, sul tema dell'identità di genere, delle discriminazioni. E c'è stato un cambiamento in questi 20 anni. Quando se ne è incominciato a parlare nel 2004, nel 2005, era ancora molto, ci si trovava di fronte molto spesso a classi impreparate, ma non per colpa loro, ma perché non esisteva un discorso pubblico, un discorso condiviso sulla violenza contro le donne. A partire dal 2007, che credo sia stata una data significativa perché il movimento femminista ha portato alla ribalta, e nell'agenda politica, questi temi, la violenza sulle donne è diventata parte di un dibattito pubblico, alle volte anche in modo semplificato, e superficiale. Ed è un rischio che non è possibile correre. Lavorare all'interno delle scuole è un lavoro fondamentale, è un passo fondamentale, perché ci permette di lavorare prima di tutto nel senso della prevenzione. Ci permette di lavorare sugli stereotipi di genere e su quei processi di acculturazione di cui molto spesso siamo protagoniste e protagonisti senza neppure rendercene conto, processi di acculturazione che ci danno un'eredità simbolica molto diversa se siamo un ragazzo o se siamo una ragazza e ci danno in consegna dei destini di disparità che dobbiamo combattere, ma di cui prima di tutto ci dobbiamo rendere conto. L'attivazione di questa consapevolezza è possibile grazie a delle metodologie, di didattica, non frontale, di metodologie partecipate, metodologie che arrivano dalla pedagogia critica e che permettono di attivare prima di tutto i propri vissuti, le proprie emozioni, e che permettono di lavorare sugli aspetti personali, ma allo stesso tempo collettivi, della propria identità sociale e individuale. Un altro aspetto fondamentale del lavoro educativo è quello legato al poter raccogliere, dei vissuti di violenza, che già possono esserci all'interno delle prime relazioni sentimentali che si instaurano durante il periodo dell'adolescenza. E in questi casi la scuola o i contesti educativi possono davvero fare la differenza, intercettando disagi, intercettando situazioni di violenza e dando quel supporto necessario, che alle volte può salvare la vita. La scuola non si deve, necessariamente sovrapporre alle competenze e al supporto che può venire dai centri antiviolenza e dai centri per uomini autori di violenza,
ma può essere quel anello fondamentale che mette in relazione chi vive una condizione di potenziale violenza già in adolescenza con chi opera da anni nel settore e ha delle competenze specifiche per poter intervenire.